Ok ragazzi, ben ritrovati. Siamo esattamente dove ci eravamo lasciati nel precedente episodio. E quindi dobbiamo andare a completare la missione vera e propria, in quanto diciamo che la parte precedente possiamo definirla una sorta di grande prologo, molto interessante. Allora, noi magari adesso con l'elicotterino ci spostiamo. Ah, porca troia, è vero che l'elicottero potevo utilizzarlo prima. E non funziona. Vabbè, pazienza. No, tra l'altro ho sbloccato svariate cose, tra cui anche l'armatura da combattimento e mi ispirerebbe un casino, però non lo so, non mi sembra proprio il momento ideale. Intanto ci teniamo su questa qua da furtività che comunque anch'essa è corazzata, quindi va benone, davvero. Ok, allora, questa qua è territorio completamente sconosciuto per me, non sono mai stato qua. Cazzo, sono villaggi, avamposti. Andiamo a vedere. Intanto tutte le nostre unità continuano a salire di livello. Ehi, guarda un po'. Ne abbiamo due bei nemici. No, dovete scusarmi ragazzi, in questo video non ci sarà la facecam in quanto è momentaneamente in prestito. Mettiamola così, doveva arrivarmi doveva tornarmi indietro per poter fare il video, ma purtroppo è stato così, quindi niente, ci sarà solo la mia voce. Allora, vediamo un po' sti qua. Vabbè, abbastanza scarsini. Questo qua a regola può andare, l'altro invece non corriamo rischi e lo facciamo fuori. Olè. Allora, ehi. Allora, quello è uno dei primi villaggi. Ma c'è almeno qualcuno per cui valga la pena fermarsi o? Oddio, mica tanto. Ma forse possiamo dare un'occhiata. Vabbè, dai, quello lì lo teniamo buono. Ah, dai, vieni, vieni. Ah, questo qua lo trolliamo durissimo con la scatola di cartone. Perché avete visto che sulla scatola di cartone si possono mettere questi poster che praticamente troviamo in giro. C'è questo qua col soldato che è fantastico. Ma no! Ma è fantastico! Oh, attenti! Oh Cristo, no! No. Mai me lo sarei aspettato che avrebbe funzionato. Oddio, va bene qua. Questo qua è proprio mongolo. Oh Cristo. È il nostro espertone, sempre sti cazzo di esperti. E quindi l'esperto in questione. Ah, guarda, proprio quello lì che abbiamo davanti a noi. Ciao, fatti un bel sonnellino. Così ti fultonizzo a dovere. Ehi, ma che cazzo? Oh, ma qua cos'è? Un avamposto dietro l'altro? Ah, oh, bello. Quanti nemici. Allora, direi che non facciamo fuori tutti quanti. Quelli là che ho marcato, sembrerebbe che valga la pena recuperarli. Sorpresa! Boom! Vaffanculo. Mannaggia, Snake non si mette dietro le coperture. Ci sono certe coperture che sfortunatamente non funzionano. E quindi direi che il nostro approccio stealth è andato un po' a farsi fotere. No, 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 no. No, 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 no. Aspettami che arrivo, Aspettami che arrivo. Vieni, vieni, vieni. Oh, sì. Adoro fare quell'attacco lì. Ok, dai, movimentiamo un po' le cose, visto che adesso siamo andati abbastanza tranquilli. Grazie, stordenti a casa. No, è incredibile, ecco, adesso utilizzo il diversivo. È incredibile come il diversivo sia effettivamente utile. Cioè, nonostante magari loro sanno che sei dietro la copertura e ti stanno sparando, tu lanci il diversivo, vai lì. Non ti cagano più. Ma che figata. Un attimo, adesso noi li raggiriamo e li prendiamo da dietro. Oddio, mica tanto. Vaffanculo. La tattica. Ehi, Snake, vai in copertura, dai.
C'è proprio una riluttanza ad andare in copertura, lui è pazzesco. Tanto, meno male che abbiamo su sta mimetica, sennò ci avevano già inculato. Vabbè, non è andata proprio come volevo. Sì, perché sarà bella tutta la mimetica furtiva, né? Perché ti attutisce il rumore dei passi, questo, quello, quell'altro. Però se cerchi l'indice di mimetizzazione te lo puoi tanto scordare. Proprio qui, in mezzo a ste rocce qua. È una figata come ballonzola. Down, down, down. Ehi tu, no. Ah, fanculo. Sì, qua non è servito a un granché utilizzare la cosa. Utilizziamo la granata, va. Bomba in buca. Ah, proprio. Ehi, che cazzo. Cioè, ancora prima di esplodere era già stordito, ok. Proprio stordito dalla paura. Si è caccato addosso, letteralmente. Olè. E un altro che si aggiunge alla nostra collection. Piante, piante, piante. E qualche materiale, dai. Oh, ehi, allora, intanto lì. Ecco, ne abbiamo. Boh, non è malvagio. Questo qua c'è una A in ricerca. Quell'altro di dietro. Ok, direi che vale la pena. Oltretutto sono pure vicini a un container. No, è una figata sta zona qua, perché per arrivare nel punto della missione ti devi fare sti... Cosa sono adesso? Fino adesso sono tre... Cioè, questo lo possiamo chiamare avamposto. Tre posti di blocco. E, insomma, non ti danno motivo per annoiarti. C'è una sfracca di combattimento. Davvero bello. Ok, allora tu stai fermo. Wow, intanto sono in due. Ah. Di solito quando sono in giro in due... Il più delle volte entrambi sono. Hanno delle statistiche abbastanza elevate, però. Non lo so. Allora. Stai fermo, eh. Ecco, bravo, sì, tu girati. Perfetto. Così. Voilà. Bravo, sì. Ricaricare le armi prima? No, eh. Il nostro esperto. Va, fa culo, te e i tuoi esperti. Questo freeze. Figata. Come non mi dire? Ah, non mi dici niente. E allora via, stronzo. A cagare. Allora, questi qua li recuperiamo. E pure il container ce lo inculiamo. Alla fin fine, da quel che ho potuto vedere, questi container qua non è che vale un granché la pena portarseli via. A meno che non hai un bel po' di GMP, perché, vedi, 10.000 ogni volta. E non è che ti danno poi chissà quanti materiali, quindi... Non è una prerogativa. Intanto qua c'è il nostro bel bottino. Il nostro rifornimento che abbiamo chiesto. Ok, allora... Tu. Tu muori. Anzi no. Magari sto qua sa dirmi qualcosa sull'accampamento, visto che siamo vicini. Emmerich è in questo laboratorio. Ah. Peccato, amico. Peccato, mi stai simpatico. Mi stavi quasi simpatico. Ma sei troppo pericoloso. Cioè, tra l'altro, che cazzo di statistiche... oddio, non è malvagio. No, dai. Recuperiamolo anche lui. Allora... Qui dovrebbe esserci il nostro scienziato. Però direi che la mimetica che abbiamo indosso fa veramente pena per quel che riguarda l'ambiente. Ecco, facciamo così, utilizziamo l'uniforme da battaglia. Dai, è già un po' che voglio utilizzarla, quindi mettiamola alla prova. Adesso non è che andrò in giro a darmi spianate, è giusto per vedere un po' come si comporta, perché ho il dubbio che saremo abbastanza lenti. Oh, che figata. Intanto quelli lì sono quei mini Metal Gear che abbiamo visto neanche tanto tempo fa. Cazzo, chissà se possiamo incularceli, ma probabilmente sì. Ok, non ha funzionato così l'idea. Fanculo. Questo qua ha visto i nostri rifornimenti che arrivavano dal cielo.
Ehi, ma che... Ma che cazzo? Che cazzo è? Un barile! Oddio! Ma è gigantesca sta armatura. Cioè, è bella esteticamente, né? Per l'amor di Dio, però... Però è enorme. Cazzo. Cos'è? Se rotoli giù da un dirupo, invivi a una frana? Che cazzo è? Madonna mia, poco esagerata, cazzarola. Bella però, dai, teniamocela su, chi se ne frega. No, perché ho visto qualche screenshot su internet e ho visto che ci sono delle mimetiche di livello avanzato veramente eccezionali. Che si... Wow, intanto questo qua, questo lo marco perché ce lo teniamo in buona, delle belle statistiche. Un armadillo sono con questa armatura. Ecco. Tu invece? Scarsissimo. E quindi muori. Ok, allora questa zona sembra... Cazzo, sembra veramente gigantesca. Porca troia. Però di nemici non ne vedo un granché. Forse... Forse sono tutti nascosti, pronti a tenderci un'imboscata. Intanto qua abbiamo un generatore. Questo qua di solito spegne le luci durante la notte. Noi siamo durante il giorno, però non ci costa niente farlo. Spegniamo tutto quel che c'è da spegnere. Questo qua lo togliamo dalla strada, perché se arriva qualcuno non è proprio il massimo. Magari tu sei in un momento critico, no, che sei quasi arrivato all'obiettivo, pam, parte l'allerta perché un coglione a 2 chilometri di distanza ha visto il tuo... il cadavere che hai lasciato. Cazzo, intanto ci ha visto subito quello lì, porca troia. Ah, che non hai visto niente. Dai, era un miraggio. Ah, tra l'altro, io già da un po' che volevo teletrasportarlo. Il nostro caro Didi. Sì, non ce la facciamo mica in solitaria sta missione. Didi è fottutamente utile. In una zona vasta come questa, insomma, voglio dire, Didi è particolarmente utile. Ci marca già i nemici in anticipo. Insomma, ci aiuta parecchio. Ecco, intanto sta arrivando, guardalo lì. Tu stai girato, non rompere i coglioni. No, che cazzo. Porco cane, ma loro con questa armatura qua ci sentono a 2 chilometri di distanza, cioè. Siamo veramente dei panzer assurdi. Vabbè. Cane? Didi, 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 Didi. Dove sei, Didi? Dove sei? Guardalo lì. Poco tamarro con sulla... con sulla visiera. Ok. Allora, lì sta arrivando uno di quei... mini Metal Gear, come cazzo... come si chiamano? Poi... direi proprio che ce lo inculiamo, sì sì. Se non mi sgama. Cazzo, tanto un'altra tempesta di sabbia. Incredibile con quanta frequenza arrivano queste tempeste di sabbia, pazzesco. Fermo, fermo, fermo. Sì, cazzo, possiamo fargliene un attacco. Bellissimo. No, 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 aspetta. Non lo stranguliamo, vediamo se ha qualcosa di utile da dirci. Ecco, vedi? Ti servono progetti. Perfetto, abbiamo fatto bene. Intanto andiamo di stordirlo. E adesso vediamo un po' dove è sto progetto. Guardalo lì. Cazzo, che figata. Puoi pure tirare i calcioni a destra e a sinistra. Sono bellissimi sti cosi. Però non lo so, non mi sembra una grande idea quella di portarcelo dietro e andare in giro adesso con quello, perché alla fin fine non vogliamo massacrare tutti quanti. Cominciamo col teletrasportarci. Teletrasportarci ancora con sta cosa. Andiamo a trasportarlo alla base. Tanto quello lì lo ammazziamo perché non si sa mai. E tanto qua. Wow, che cazzo è? C'è tipo un hangar gigantesco. C'è tipo un mezzo aeroporto qua. Aeroporto, base, un po' tutto. Oh, ma che figata! Ma che figata, c'è pure l'elicottero. E anche un cecchino. Oh, cazzo. Questo qua, tra l'altro... No, è scarso. Normalmente i cecchini sono di alto livello.
No, no, no. Tu ti sei guadagnato una bella morte per headshot. Cazzo, che figata l'elicottero, no. Porco cane. No, non credo proprio che possiamo estrarlo l'elicottero. Sarebbe un po' esagerata come cosa. Però. Però non era neanche una brutta idea. Guardando bene. Cazzo, quello lì è il posto in cui dobbiamo andare. È lì che tengono. C'è il progetto. Che serve a noi. Ecco, cominciamo ad andare di qua, dopo vediamo come arrivarci. Caputtana, ma sei grande sta zona. Ma altro che Grozny Grad. Non so se ve lo ricordate in Metal Gear 3 che c'era quello spazio gigantesco, la base praticamente dove si svolgeva l'ultima, l'ultimo terzo di gioco. La troia, sei grande sto posto. Mezze seghe. No, 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 fanculo. Sai che ti dico? Didi, tutto tuo. Attack. Vai. Intanto vado a prendere quell'altro. Se non mi si incarta nelle rocce, magari. Fermo lì, fermo lì, fermo lì. Ma brutto stronzo! No! Cazzo! Ha shottato durissimo il cane. No, povero Didi, cazzo. Ho sparato col pompa. Ma che bastardo. Ti sei preso quello che ti meritavi. Qui hanno un sacco di materiali, però. Wow, intanto abbiamo la. Ecco, questa qua la distruggiamo. Cioè, perlomeno. Cominciamo a piazzare il C4, poi vediamo poi cosa fare. Cioè, vediamo poi cosa fare. La distruggiamo alla fine, però. Non adesso. Cazzo, però. Cioè, tanti materiali, ma pochi nemici. Dai, adesso ci facciamo un piccolo girettino di ricognizione, ci inculiamo tutto quel che possiamo. E, però diamanti un cazzo, cioè, tutte queste risorse qua, ma diamanti. Poco, niente. No, no. Qua non c'è la cassetta. Non era male se c'era una cassetta. Sicuro che c'è una cassetta qua. Per praticamente ogni zona maggiore e non solo. Ne ha una. Oh, lì intanto c'è una porta. E questo container qua ce lo portiamo via. Sì, sì, quella lì mi sembra proprio l'entrata. Cioè, ma va che roba. Ma che roba, ma quanto è grande sto posto. Mamma mia. Cioè qua veramente se ami cecchinare durissimo, ti piazzi col fucile, fai fuori tutti. Ti metti su qua e fai fuori tutti quanti. Non devi muovere un muscolo in più. Pazzesco. Vabbè dai, direi che è arrivato il momentino di controllare cosa c'è nell'hangar. Andare a recuperare sto benedetto progetto che dovrebbe trovarsi lì. Dove c'è il nostro indicatore. Ah, qua il sonar non mi marca un cazzo, però io non mi fido mai. Sembra tutto molto tranquillo, pure troppo. Vabbè, l'importante è questo qua. Bambetov SV. E che cazzo, eh? Boh. Lo vedremo poi dopo, nella schermata. Porca puttana, l'effetto è micidiale quando esci... alla luce del sole, come ti acceca. Veramente realistico l'effetto. Un po' fastidioso, però realistico. Cioè sì, comunque, un cazzo di nemici. Tantissimi materiali, ma un cazzo di nemici. Uno. Alleluia, almeno uno. Ma cominciavo a preoccuparmi. Stavo cominciando a preoccuparmi. Cosa facciamo? Facciamo ammazzare dal cane o? No. Vediamo che cosa. Ecco, c'è un cadavere qua. Boh, ma adesso non ce ne può fregare di meno. Perché comunque abbiamo visto che la zona non è popolata. Quindi. Ok, stai fermo. No, fanculo. Vabbè.
Modalità riflesso, ti voglio bene. Effettivamente è vero, facilita di tanto l'esperienza, però rende, diciamo, rende meno tediosa, meno legnosa. Ci sta. Allora, intanto è calata pure la notte. Qui ci sono delle baracche chiuse a chiave. E dovrebbe esserci qualcosa di utile. Se sono chiuse a chiave, insomma, ci sarà qualcosa di utile. Una roba. Metalli, niente cassette. E ste cazzo di postazioni radio qua che non servono a una mazza. Ti frega il fatto... Ah, no, qualcosa c'è. Un bel poster. Modello avvenente. Ok. Ehi. No, me lo conosco sta canzone. Merda, ma questi sono i Joy Division. Bellissima. Love Will Tear Us Apart, mi sembra che si chiama. No, è fantastica sta canzone. Non puoi vedere. Eh sì, Love Will Tear Us Apart. Sì, dei Joy Division, porco cane. No, bisogna dire che la scelta musicale delle canzoni che puoi recuperare è veramente ottima, almeno per quel che mi riguarda. Ci sono delle canzoni che sono messe lì così giusto per divertirci un po', ma ci sono dentro anche delle canzoni micidiali come questa canzone qua dei Joy Division, per l'appunto. Sì, poi allegra se non altro, no? Cioè, non è che i Joy Division siano proprio, fossero una delle band più allegre in assoluto. Infatti il cantante aveva l'epilessia, se non erro, quindi c'è poco da star contenti. Oh merda, ma quello non è lo stesso cecchino che ho fatto fuori prima? Cazzo, si è ripopolata la zona. Boh. Sì, no, adesso ho cambiato mimetica, visto che quella da battaglia proprio non ci serve un cazzo. Cioè, della serie il controsenso, no? In armatura da battaglia... ma sposta il muso, Didi. Armatura da battaglia e andamento stealth. Due cose che non vanno tanto d'accordo. Sì, comunque questa zona qua veramente volendola puoi completare veramente in un battibaleno. Io adesso me la sto prendendo comoda, perché appena arrivo in una zona così a me mi viene subito voglia di esplorare ogni singolo centimetro quadrato. Guarda. Cercare segreti. Trovato arma. Che cazzo di arma hai trovato, Didi? Ok, lì ne abbiamo un altro di quei cosi. Dopo lo fottiamo, uno di quelli lo prendiamo. Adesso però vediamo di non farci sgamare. Una vera e propria infiltrazione. Come Dio comanda. Qui c'è troppa luce per i miei gusti. Intanto qua c'è il posterone. Sempre gli stessi, tra l'altro. E qua, visto che c'è la scala, la utilizziamo e ci piazziamo in posizione tattica. Così possiamo vedere tutto quanto. Oh, intanto guarda, mamma mia, guarda lì quanti, cioè, qua possiamo fottere tutto, gli possiamo inculare tutti i veicoli, mamma mia, possiamo fare veramente la spesa per il mese, cazzarola. Ecco, lì intanto c'è il generatore, questo qua sarebbe di grande aiuto perché ci spegne tutte le luci, altrimenti qua ci sgamano subito. Okay. Ma che cazzo, come mi hai visto? Che cazzo, lui mi ha visto, da lì. Oh Gesù Cristo, puta che c'hai. Quello lì fa già una brutta fine. Non credo sia un buon segno, in ogni caso. No, col cazzo che mi hai visto tu. Col cazzo. Fanculo, dovevo quasi... Era quasi meglio se equipaggiavo DD senza armatura, cioè senza l'abilità per uccidere col coltello. Era quasi meglio. Ecco, tu intanto vai a nana, rompi i coglioni. Cazzo. Quello intanto è girato di spalle, quindi non ci vede, perfetto. E questo qua lo portiamo io col fulto. Comunque non è male, perché tanto anche se ne recuperi quelli scarsi, te li mette comunque nella sala d'attesa, non è che te li inserisce all'interno della tua equip, quindi... Non bisogna preoccuparsi troppo di sta cosa. Ok, un altro bel container.
te pareva un'altra cazzo di tempesta di sabbia. Boom. Da un lato ci viene comodo, fa sempre comodo la tempesta di sabbia. Però che palle, cazzo, già la seconda nella stessa missione. Ma qua c'è il generatore che abbiamo visto prima. E così possiamo disattivare tutte le luci. Tempesta di sabbia, senza luci, non ci vediamo. E cazzo, Snake, sai su sta cazzo di scala? Oh. Anche, guarda, tutti i container che possiamo rubare. Ah no, forse tutti no, ma... Ecco, facciamo così. Meglio col visore. Allora, lì ne abbiamo uno che va di corsa. E volendo possiamo anche correre gli incontro proprio in piena faccia, che questa tempesta qua non ci vede. Oh, intanto arriva l'altro stronzo con il mini Metal Gear. Ah, guarda lì intanto, c'è pure la scala che ci permetteva di salire sopra. Cazzo, incredibile, ci sono tantissime vie alternative, veramente tantissime. Te la puoi cavare con qualsiasi equipaggiamento. C'hai opzioni per ogni cosa. Favoloso, veramente. No, te ti metto qua perché la tempesta ormai se n'è andata. E adesso voglio controllare un attimo sopra qua, sopra sull'edificio, perché ho visto che c'era qualcosa. Ma... Ah, che merda, fa culo. Metalli. Vabbè. Ecco, allora abbiamo detto, noi ci prendiamo quel mini Metal Gear. E direi che è una buona... È un buon momento per farlo, questo. Sì. Improvvisamente non decide di girarsi, perché purtroppo certi hanno la tendenza a farlo ogni tanto. Vanno in una direzione e poi pam, si voltano di 90 gradi, così, a random. Butta il rospo. Grazie, lo sapevo già, vabbè. Lo ammazziamo col coltellazzo. Sì, Didi, ti ho ciulato il lavoro, guarda, ti ho lasciato disoccupato per 5 minuti. Adesso, come cazzo erano i comandi di sto... lasciamo stare, va. Fare un granché di strada. Cazzo, ma sono troppo una figata sti cosi. Oltretutto dopo possiamo anche avere un compagno, così c'è, cioè, un robot da portarci dietro nelle missioni. Cazzo, trovo un po' bello, non vedo l'ora. Tu chissà quali cazzo di gadget gli puoi montar su. Ecco, tanto quello lì. Ecco, Didi, adesso è la tua occasione. Ti ho lasciato praticamente fermo fino adesso. Guadagnati la pagnotta. Vabbè. Oh, cazzo, per pure tirare i calcioni. Figata. Ah, intanto lì c'è un altro poster. Ah, cassette. È già difficile trovarne due in una zona. Ce ne sono veramente poche di zone. Qui ce ne sono due. O più. E quindi niente. Abbiamo praticamente ripulito la piazza. Ci manca solo quello lì. Però non dobbiamo farlo fuori, quindi direi che possiamo andare con la tattica Chuck Norris, Bruce Lee, quello che volete, e gli spariamo un bel calcione. Se non ci vede. Perfetto. Vai così. Vai, 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 vai. Che legnata. Che legnata. Ok, perfetto. Ah, magari diamo un'occhiata da ste finestre, magari possiamo già intravedere qualcosa. Sinceramente non so che cazzo. Ehi. Ehi. Cazzo, ma quello è un altro di quei. No, vuol dire che possiamo già acquisirlo qua. Il nostro nuovo compo. Cazzo, sarebbe troppo una figata. Vabbè, in ogni caso dobbiamo per forza entrare dall'entrata principale. Sembrerebbe che siamo solo, cioè, mi marca solo una cosa, quindi probabilmente c'è solo lo scienziato, ammesso che sia qua. Oh. Chi c'è? Who are you?
No, ma che... No! Cazzo, questa è la voce di The Boss? Ma cazzo, questo qua è il... Come cazzo si chiamava? Come It's Not New? Ehi, hey, perché dice così? Cazzo, questo qua era l'IA del... Cazzo, del Peace Walker, se non erro, che l'aveva costruita... Strangelove. O forse Huey Emmerich, questo qui. Sì, è proprio lui, guarda, ho sputato Al Emmerich. Un po' più di barba, ma è uguale. Are you... comunque sì, è quello lì, è il... Dr. Emmerich. È il pod AI. Snake? Del Peace Walker. Hey, what gives? let me go. Ha tratto un buon... Give me back my legs. Dammi le mie gambe, tanto non ce le hai. Una buona alternativa alla sedia a rotelle, molto più comoda, così è l'idea. Cazzo, se nell'84 veramente avrebbero avuto delle gambe così, hai voglia. Sai che cazzo avremmo oggi? Walker Gear. No, col cazzo, questo lo dici tu. Guarda qua quante belle foto. Guardo, Huey, Strangelove, qui c'è tutta la banda completa, guarda lì. Quello lì era Metal Gear Rex. Cazzo. Sì, comunque è quello, è proprio il... Che cazzo ci fa qua? Sta cercando di montarlo sul Metal Gear? Che... Stanno studiando la cosa. Non lo so, vabbè. In ogni caso andiamo a recuperare un po' di materiale. Ok, ciccio. Vedi di farmi funzionare sto cazzo di coso, che evidentemente io non ci posso entrare. Ah, ok. Mo si ragiona. Sì, meglio. Della serie, io sparo, tu guidi. Here we go. They're single pilot machines. Wow! Che finezza. Ehi, ma che figata. Wow, pau alla cosa. Che figata. Poi quello lì, hai visto, c'è pure questa testa qua. Minchia, questo coso qua, da quel che ho visto, può... Cioè, quando lo si potenzia a livello giusto, può... marcare tutti i nemici in una zona. Certo, come no. Potere. Sempre più potere. Oh, che cazzo. Ah, ma questo qua è un... Che cazzo è? Un manichino. Sì. Figata. Ok, ciccio. Allora, andiamo. Che figata col braccio così. Chissà che cazzo puoi fare con quel braccio lì. Potrei fare tipo le mosse corpo a corpo, cattivissime. Calci e pugni. Mamma mia. Ok, vabbè, la Gatling direi che la teniamo per dopo. Sperando di non averne bisogno. Ovviamente. Eh sì, lo ricordo bene. Ma? Ma se sei tu che l'hai sviluppata. Oh,
mio, chissà come ti dispiace. Ho potuto dare sfogo a tutta la tua creatività omicida. Il nostro elicottero è vicino. E ovviamente ha allertato tutti quanti. Quindi che cazzo. Cioè mi sono fatto tutta la missione in stealth per poi farmi fottere dall'elicottero alla fine. Però sì, è bello, no? Che cazzo muori. Oh. Cavolo, poco potente. Wow, che succede adesso? Già, le cose non possono mai essere semplici. Che succede? Che cazzo? Cos'è sto coso? Oh merda, ancora lui, lei e gli esso. Che cazzo poi? Merda, ma questo qua è quel... Sahelanthropus. Invece no. Guarda lo Skullface. You and your friend will die here. Behold! Today is the day weapons learn to walk upright! Minchia, che figata! Penso, noi siamo nella merda. Cazzo, piccolo, per essere il primo, se non altro, non hanno lesinato sulle dimensioni. Ehi. Cazzo, ma non possiamo... Merda, possiamo solo estrarlo, poi, non possiamo... Cazzo, non possiamo utilizzare veicoli, siamo obbligati a scappare col... Con Emmerich in spalla. Oh, merda, della serie, cioè... Armi pari, no? Io con una pistola silenziata, lui con missili, teleguidati, mitragliatrici, chissà solo Dio cos'altro. Merda, ma riusciamo a seminarlo sto coso? No, col cazzo, quello lì fa un passo come noi farne 30. Elicottero? Come no? Ah, fanculo. Dobbiamo nasconderci. Come cazzo fai a nasconderti da quel coso lì? Vedi come si muove velocemente. Porca troia, se ci becca con quei missili lì poi diventiamo carne macinata per il sugo. Che palle. Tanto è abbastanza inquietante il rumore che fa. Sembra che c'ha tipo una sorta di respiro meccanico. Cazzo, tra l'altro è favoloso il design di quel coso lì. Ok, cioè l'elicottero qua manco per il cazzo, non ha proprio voglia di venirci a prendere. Oh, Cristo. No, questo l'ho notato, non sono per niente fuori dai guai, ma... Ehi, che cazzo sta lanciando qualcosa? Sahelanthropus, mamma mia che nome, vedo già che farò fatica a ricordarmelo. Oh, Cristo. No. Ehi, ma quelle sono le cose che ha lanciato prima. Cazzo. Ah, vedi che c'è un tipo un laser. Che cazzo sono tipo delle sonde? Vabbè, in ogni caso, qualunque cosa fosse, se n'è andata. E ci siamo. Se adesso non ci sgama sto coso. No,
No, dai, che è girato. Dovremmo farcela far atterrare l'elicottero. Però no. Stai. Ma è possibile che non ci vede? Cazzo, ma allora non ci vede lì dall'abitacolo che c'ha nella testa? Dagli occhi, fondamentalmente. Ci vede attraverso qualcos'altro, le sonde che ha lanciato. Sì, perché se non vede l'elicottero e noi lì a due passi dal naso, l'unica possibilità è quella. Invece si è accorto di noi, è come tanto lancio delle capsule, ma sono le stesse di prima. Si vedi, sono in grado di attaccare quelle cose. Muori, motherfucker. Merda. Wow, cazzo, solo con la Gatling. Non è proprio così coriaceo sto coso. Guardando. Ma adesso è finito il bullet time. Quanto cazzo dura? Oh Cristo. No, tutt'altro che coriaceo. In terms of hominids, it's a sahelanthropus. E come hanno fatto poi capire con tutte le risorse che hanno a disposizione quelli lì? Ecco, sì, infatti. Non guardare. Bene, bene, bello ragazzi, figata, dai, abbiamo completato la quest. Molto bello sto pezzo qua. Cazzo, quel figa di Psycho Mantis lì. Suspect me. What did I do? I'm on your side. What about him? Miller was in contact with Cypher 9 years ago. He was working with them. He's the traitor, Snake. What's that? More truth serum? No. Stronger truth. Oh, sir. Please. Please keep me here. I need protection. Why? You're the odd one out. Why me? We all lost something. What? Truth serum isn't working. Either some procedure he had done boosted his metabolic enzymes, or he's undergone special gene therapy. What's he saying? Same as 6 hours ago. I had no idea the nuclear inspection 9 years ago was a ruse. Cypher forced me to do that research after the attack.
Do you think he had a hand in it? I do. But there's no proof yet. Take a listen to this later. We need proof before we can pass judgment. Keep an eye on him. And don't tell anyone he's here. We'll have him continue his research in there. It's for his own good. The older guys will want his head. We can't guarantee his safety if we let him out. Boss. He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. Africa? What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. The Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RMA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Meaning it's not just another nuke. Ok, due nuove cassettine da ascoltarci, che bello. Speriamo contengano informazioni utili. Oh, stiamo ottenuto Pieuvre Armament. Cos'è francese? Soldato d'élite. A più. È tutto A. Oh, una bella caccia. Ok, quindi. There's no doubt about it. Cypher's working on something in Central Africa. There's evidence they've been in contact with private forces operating in the region. We follow that evidence. We should learn what Cypher is after. Diamond Dogs has gotten a lot bigger. Now's the time to take the offensive. E spaccar culi. For your next mission. Certo, puoi contarci. Molto bene, ragazzi. Quindi, carne a fuoco, come sempre, tantissima. Molto interessante. E sembrerebbe che la nostra prossima destinazione sia l'Africa. Quindi, ragazzi, io vi saluto. Il video si chiude qua e ci vediamo nel prossimo.